streghe, diciamo, degli ultimi 10 anni hanno catalizzato molto interesse, perché queste leghe sono caratterizzate da caratteristiche meccaniche, resistenziali buone, buone caratteristiche di resistenza al crimine. Sono inoltre molto leggere, si pensi che hanno una densità di circa 20 anni, rispetto a quello dell'osteopeda. Cosa che di fatto ci ha un po' arrestato nella sperimentazione.
diciamo percolata dei problemi civili. Questi problemi sono stati ottenuti mediante quella centrifuga e qui diciamo delle figure che sono state già obbligate nella mia rozza. La prima cosa che è balzata all'occhio è che l'andamento delle fratture, come vedete tutte, sono molto simili tra loro e ve lo dico subito, quanto indipendenti dalla presenza o meno delle anime, perché noi chiaramente abbiamo fatto questa sperimentazione anche eliminando le anime che abbiamo visto nello stampo per ottenere il questo mi ha fatto un po' pensare che siccome la durata viene diciamo effettuata dall'alto rispetto al primo, come vedete, quelli diciamo quelle critiche sembrerebbero in qualche modo ridurre l'andamento dei diventi di durante l'ingresso all'interno della cavità della forma. Siamo comunque andati a guardare su tutti i campioni che siamo andati a guardare l'andamento delle critiche. Quello che voi vedete sono fotografie della gente a tre linee diverse. La fase che voi vedete chiara, dispersa nella matrice, è la fase beta di cui parlavo prima. Noi volevamo vedere se questa fase beta potesse in qualche modo essere responsabile di questo fenomeno. In realtà abbiamo visto che queste critiche non sembrano seguire tale fase. Chiaramente, diciamo, questo non toglie che la fase beta in qualche modo possa influenzare i comportamenti in altro modo. Cioè, potrebbe succedere che la presenza della fase di formazione della fase beta durante la solidificazione porti ad incrementare l'entità delle tensioni interne all'interno del torino, dovuta alla differenza di reticolo tra fase beta, fase alfa, alfa 2 e fase alfa. Siamo andati a guardare le superfici di frattura, sono tutte molto simili tra loro, quindi si tratta di fratture transgranulari e translamellari. Dall'analisi di queste superfici è venuto fuori che su molte superfici si ritrovavano delle cavità di rilievo, quindi dei microrilievi distribuiti lungo le superfici di frattura, indice del fatto che comunque la presenza di queste cavità hanno in qualche modo diciamo, indebolito la sezione del pezzo, favorendo sotto l'effetto delle tensioni residue propagarsi delle fratture. Altro aspetto interessante è stato che sulle superfici di frattura abbiamo trovato anche la presenza, come vedete, sulla fotografia alla vostra destra. A destra vediamo la cavità da gas che abbiamo individuato sulle superfici di frattura, mentre sulle due, diciamo, più a sinistra vedete cavità da gas formatesi sulla superficie dei getti, quindi si tratta di cavità da gas superficiale. Queste cavità da gas potrebbero avere una duplice origine, cioè potrebbero derivare o da gas intrappolato meccanicamente, trascinato quindi all'interno della forma, dal moto turbolento del liquido, oppure potrebbero essere cavità da gas dell'idrogeno, quindi della decomposizione alla temperatura di un'umidità presente con il crogiolo o anche da contaminanti presenti nel paniere. Quindi, diciamo, quello che si è pensato di fare per migliorare le cose è